A Luigi Van Vitelli, Carlo III di Borbone affidò la realizzazione di una terza residenza reale a Caserta, che nei suoi disegni avrebbe dovuto essere il centro di una nuova, regolarissima città. E infatti, nei progetti presentati nel 1751 dall'architetto, il blocco del palazzo diventa il perno di un sistema che prevede da un lato lo sviluppo di un immenso parco e dall'altro lo svolgersi della città entro quadrati regolari definiti dalle vie che simmetricamente si dipartono dal cortile ovale che precede la reggia stessa. Dell'ambizioso progetto, tuttavia, furono realizzati soltanto la reggia e il parco. Del resto i lavori procedettero lentamente, soprattutto dopo la partenza del sovrano per la Spagna, e si protrassero anche dopo la morte di Van Vitelli, sotto la direzione del figlio Carlo. L'edificio della Reggia è un enorme blocco rettangolare di 249x190 metri. Si sviluppa su quattro piani, con 34 scale e 1200 stanze. L'insieme si articola su quattro cortili interni e un magnifico vestibolo. Il grande scalone d'onore, impressionante capolavoro di Van Vitelli, dà accesso al vestibolo superiore e ai ricchi appartamenti reali, arredati in stile neoclassico. Il parco di Caserta si propone come una delle ultime interpretazioni del giardino barocco. Un paesaggio infinito, organizzato intorno a un asse centrale dominante, cui la reggia fa da sfondo. Il rifornimento idrico del parco era assicurato da un grandioso acquedotto, l'Acqua Carolina, opera faraonica che attraversa cinque montagne e tre vallate per 40 km di lunghezza. Tra i diversi gruppi di sculture, dai temi mitologici che ornano le fontane, da ammirare quello di Eolo, accompagnato dagli zefiri, a forma di scena teatrale traforata da antri. E lo splendido gruppo di Diana e Ateone ai piedi dell'omonima grande cascata alta 78 metri. A destra della cascata si apre il giardino all'inglese, creato per Maria Carolina d'Austria, sposa di Ferdinando IV, che giurò odio senza fine alla Francia e agli ideali repubblicani dopo la morte della sorella Maria Antonietta. Qui si rimane sorpresi dal bagno di Venere, con il criptoportico decorato a false statue antiche, il canale sinuoso, il lago di Ninfee e la sua isoletta. Questa residenza faraonica, simbolo dello stato borbonico, compete con Versailles e con il Palazzo Reale di Madrid per grandezza, bellezza e ricchezza. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!